Bene, il tema che questa sera mi è stato assegnato nell'ambito delle Sacre 40 ore, il rapporto tra il matrimonio, la vita coniugale, la vita di famiglia e l'Eucaristia. A dire il vero, ho trattato più che la famiglia, ho trattato proprio il legame coniugale, l'amore tra l'uomo e la donna e l'Eucaristia. Però questo interessa a tutti, quindi non solo gli sposi qui presenti, perché abbiamo sempre a che fare con famiglie, anche le suore che sono qui presenti. Oltretutto la famiglia oggi si trova sotto un attacco mai visto prima, una volontà distruttiva mai vista prima. Per cui è bene che noi analizziamo un po' alla luce dell'Eucaristia che cos'è, come vivere pienamente il rapporto uomo-donna nella vita coniugale. Voi che vi siete sposati forse capite solo dopo tanti anni cosa avete fatto, dove vi siete messi. È una cosa naturale sposarsi, Dio creò l'uomo non da solo, fin dal principio li crea subito in due e li mette uno di fronte all'altro. Maschio e femmina li creò, è l'atto costitutivo. Quindi l'essere in relazione è costitutivo, è voluntas Dei, lo vuole Dio. Ci ha fatti così, ci ha messi uno di fronte all'altro e siamo immagine e somiglianza di Dio. Quindi vuol dire che essere uno in faccia all'altro, uno in relazione all'altro, è essere immagine appunto di Dio. Anche nella Santissima Trinità, se noi siamo immagini di Dio, uno in faccia all'altro, il Padre si dona al Figlio, il Figlio si dona al Padre, la loro unione è una persona, lo Spirito Santo, quindi vuol dire che anche noi, come uomini, come donne, ci realizziamo divinamente nella misura in cui ci doniamo, in cui viviamo l'uno per l'altro. Il luogo, ecco, dopo l'incarnazione di Gesù, dove questa unione più profonda viene proclamata, è la croce. Quindi potremmo intitolare la relazione tra l'Eucaristia e il matrimonio con questo titolo: Croce e Resurrezione. La vita di Gesù è croce e resurrezione. La vita coniugale è croce, bisogna dirlo, diciamolo. La vita coniugale è croce e croce. No, no, aspetta, aspetta, no, 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 aspetta, ho sbagliato, chiedo scusa, chiedo scusa. C'è anche un po' di resurrezione. La vita coniugale è croce e resurrezione. Questa è la stretta unione che c'è tra il Cristo, quindi Dio, e il matrimonio. Questo tanto è vero che in un inno del Venerdì Santo viene detto che la croce è talamo, trono e altare. Vero la suora qua indovinato subito? Ma la prima cosa viene detta che la croce è talamo. Per chi non lo sapesse, il talamo è la stanza nuziale, è il letto coniugale, tanto per essere chiari. Ma una croce lì non si sta mica tanto bene, la croce come talamo. Quindi vuol dire che tale è l'unione di appunto della divina umanità in Cristo, il matrimonio che Dio fa col mondo, con l'umanità, lo salva attraverso un luogo che viene detto talamo, cioè il pieno dono, in questo caso dell'uomo e della donna, poi trono e altare. Però Gesù cosa fa? Dalla croce salva l'umanità. Allora vuol dire che il talamo come croce è per la salvezza. In altri termini, l'unione coniugale come croce è per la salvezza. Quindi quando voi dite ma il mio matrimonio è una croce, certo, è per la salvezza.
La salvezza di chi? Dei due sposi. Quindi quando uno si sposa, si mette nella condizione non soltanto di amare l'altro, ma di salvarlo. Per salvare però, Domine Dio non ha mandato un biglietto per il paradiso, è morto sulla croce. Nell'atto in cui salvo l'altro, salvo anche me stesso. Cioè il mistero è così profondo, dice San Paolo, che io mi offro a te, marito e moglie, e ti ricevo nella tua umanità, quindi io sono come un vaso vuoto e ti ricevo pienamente, e nel riceverti si distruggono i peccati. Certo è Dio che lo fa, ecco perché il matrimonio è un sacramento. Distruggo i peccati perché ti ricevo e mi dono, divento immagine di Dio, e dove c'è Dio non c'è peccato. Adesso mi spiego meglio. Quindi l'agnello di Dio toglie i peccati del mondo, ma assumendoli su di sé. D'accordo? Non con la bacchetta magica, via i peccati, no, li assumo su di me, tutti i peccati. Soprattutto quando assume su di sé chi lo umilia e chi lo deride. Colui che lo odia, lui non lo condanna, ma lo assume su di sé. Solo in questo modo Gesù sconfigge la morte. La morte non ha più potere su di lui, perché il peccato è stato assunto dal Verbo di Dio. Dopo la morte c'è l'esplosione della risurrezione. Quindi Gesù dà uno Spirito Santo nel quale egli, come dire, sperimentato, masticato, lo Spirito che è in lui lo dona a noi, diventa quindi una vita trinitaria, dopo che egli ha assunto l'umanità attraverso la morte di croce. Torna a questo discorso. Benissimo. Tutto questo avviene anche nel matrimonio. Nel matrimonio viene dato uno spirito trinitario in cui noi ci doniamo pienamente e riceviamo pienalmente, ma non una persona così X, l'umanità. No, quel singolo personaggio che Dio ti ha dato, proprio quell'uomo che non è migliore degli altri e che non è peggiore degli altri, ma una volta che Dio ti ha dato lo Spirito, ti spinge a donarti a quell'uomo e a riceverlo pienamente. Ecco perché il matrimonio dura fino alla morte, perché è un lavoro continuo, è un lavoro divino. Per me uno dei grandi misteri è l'innamoramento. Ci siete mai chiesti, ma perché io mi sono innamorato di questo personaggio qui? Perché dopo, quando lo riguardo meglio, quando apro gli occhi, e dico, ma ce n'era ben di meglio, il figlio del fornaio era molto meglio, ma perché non ho preso il figlio del fornaio? Ma se aveste preso il figlio del fornaio, dopo 3 anni o 4 di matrimonio, avreste detto, ma perché non ho preso il figlio dell'avvocato, oltretutto il mio partito, vero o no? Cioè, non c'è mai uno migliore o peggiore dell'altro. L'innamoramento è micidiale, perché tu vieni sbalzato fuori di te, perdi la testa per uno, non sai perché, però è quello. Quando ti sposi l'innamoramento finisce. E tu dici, ma è tutto qua? Tu, anche prima che ti sposi, no, diciamo, parliamo della normalità, il giorno in cui ti sposi finisce l'innamoramento, mezz'ora dopo, vai, facciamo così. Comunque sta di fatto, inizia che cosa? Questo dono continuo di te, questa ricezione continua dell'altro, questo specchio della vita divina del padre che si dona al figlio, e questo sacramento permanente. D'accordo? In questo modo bisogna dire, noi non ci sposiamo perché stiamo bene insieme, ma bisogna arrivare a dire stiamo bene insieme perché siamo sposati. Non ci si sposa per cavarsela, per sostenersi l'uno all'altro, ci si sposa per salvarsi. Questa intimità ci viene data da Dio. Una volta accolto il sacramento mi dedico all'amore, cioè cosa vuol dire? Vivo per farti felice.
ce la fate sposi a fare questo? Guardate che è un programma di santità. Perché a volte io mi domando, io vivo in una comunità, qui ci sono delle suore, quanti siete in un convento? 5, 4, tutti in 4. Non molte, ma mettiamo che uno vive in un convento con 10-11 persone. Si fa un po' fatica a volte, vero? C'è la persona un po' antipatica, la sorella, allora uno si dirige un po' più sulle altre, quella la ignora un po' di più, sono dinamiche. Ma quando siete in due, cioè se l'altro ti pesa, ti è antipatico, non dici, beh, mi rivolgo alla terza o alla quarta sorella. Non sfuggi. Quando siete in due, quello è il tuo terminale. E poi fino alla morte. No. E mi viene da dire, mi trovo male nel mio convento, spero che mi trasferiscano, magari vado un po' dal superiore e la giro un po', e dico, guarda, sono male al fegato, mi fa male l'aria di Firenze, perché non mi mandi nel monastero in Piemonte? Ma sì, vai in Piemonte. Ma quando sei sposato, quando siete in due, non c'è né fratello né Piemonte, quello è il luogo. Ma noi siamo troppo abituati all'amore come sentimento. Va bene? Quando mi dicono, non sento più niente. Bene, benissimo. Comincia a servire l'uomo che Dio ti ha dato. Ovviamente anche l'uomo deve servire la donna, perché padre si dona al figlio e il figlio si dona al padre. Quindi in questo caso l'amore eucaristico, il dono pieno, significa servizio. Caro marito, devi servire la moglie, devi portarle il caffettino a letto alla mattina alle 7 o alle 6, quello che è. Cara moglie, devi portare le ciabatte al marito la mattina alle 7:10. Dico, sto inventando ovviamente, ma quando si vive senza avere un pensiero per sé, la mia gioia sei tu, la mia vita sei tu. Quando io dico alla moglie, la mia gioia sei tu, vuol dire che io in me non ho gioia, non ce l'ho io. Sei tu la mia gioia. Ma che bello. No, se è così il matrimonio è l'anticamera del paradiso, eh? Se è così. Allora io dico sempre, cari mariti, ma dite ogni tanto alla moglie, tu sei la mia gioia. Magari dite, ma non c'è bisogno di dirglielo. A volte si leggono nei necrologi, avete visto i necrologi sul resto del Carlino? Muore la moglie, donna di altissime virtù, angelo del focolare, scrive il marito. Mi verrebbe andare dal marito a dire, ma quando eri in vita, le hai mai detto donna di altissime virtù? Le hai mai detto angelo del focolare? Cioè, perché adesso che è morta, non so se ne ha bisogno, ma quando è viva? Un uomo che dice alla propria moglie, mi immagino i miei genitori, mio babbo era un orso yogi alla decima potenza, dire, immaginare che va in cucina dalla moglie e dice, angelo del focolare, wow, per me sarebbe stata una roba inaudita. Eppure è tutto dovuto, sono convinto che i suoi mariti, se dite alla moglie angelo del focolare, ma sul serio, non così, la ringiovanite di 10 anni. In questo modo, nel dono di sé che si fa senza riserve, si spacca il cuore indurito, perché lì viene piantata la croce di Cristo. È chiaro che questo non può non essere naturale, ma come non è naturale la morte di croce. Posso anche non averne voglia. E vabbè, ma cosa vuol dire se non ne ho voglia? Lo faccio per te, perché so che ti dà gioia. Allora vengo da te e ti servo. Faccio fatica, starei più volentieri a letto a dormire, anziché alzarmi e farti un caffè. È chiaro, non è secondo la dolcezza dell'estasi, è secondo la volontà. Ma Dio, quando Gesù è morto sulla croce, cosa ha detto? Non la mia, ma la tua volontà sia fatta, perché io non ho la volontà di servirti.
La mia natura vuole essere servito o no? Forse anche la vostra, diciamoci, non fatemi sentire così male, perché io, la mia natura vorrebbe questo, ma invece la mia volontà cristiana dice no, se faccio così non solo non mi salvo, non solo sono infelice, ma non vivo la vita di Dio, non la vivo. È inutile che faccio tanti discorsi. Spaccandosi il cuore indurito, ecco che l'esercizio del sacrificio e l'esercizio dell'amore diventa più facile. Allora la vita diventa un atto di amore. Il matrimonio passa dall'innamoramento all'amore. L'innamoramento è un periodo chiuso, serve solo per sposarsi, se no non si sposerebbe nessuno. E quando dicono il capufficio si è innamorato della segretaria, non credeteci, è solo carne, carnazza. L'innamoramento è tipico dell'età giovanile per sposarsi. Dopo inizia l'amore, cioè la croce, cioè il talamo, cioè la mia messa quotidiana. Io salvo me, salvo te, in questo modo annuncio la sua venuta. Cosa dice il sacerdote? Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione. Io voglio vivere per Dio e per questo ho una via, la moglie. Parlo voi mariti. Voi sposati, se dite voglio andare a Dio, voglio vivere l'estasi più grande, io dico vai a casa, servi tua moglie. Ci sono due vie per santificare il matrimonio e vivere la messa eucaristica del matrimonio: il servizio e la pazienza. Il servizio l'ho appena detto, servitevi gli uni gli altri. Le maniere quante sono? Mille, gli uni gli altri. E la pazienza, cioè deve arrivare il giorno in cui l'altro mi diventa pesante. Deve arrivare questo giorno, perché è lì che mi supero, è lì che amo in maniera sovraumana. Perché se l'altro non mi diventa mai pesante, ma tanto diventa pesante, è un caso impossibile che l'altro non diventi mai pesante, se no avete sposato un angelo, non è un uomo, va bene, proprio non lo reggete, avete quel giorno in cui lo buttereste fuori di finestra, bene, quando arriva quel giorno la grazia è pronta per voi, è lì che ricevo la grazia. D'accordo? Chi l'ha detto che si vive per il piacere? Chi l'ha detto? Avete letto nel Vangelo? La ricerca del piacere, spasmodico. No, no. Dio dice, il Vangelo è la ricerca dell'amore, e l'amore è questa vittoria sulle proprie passioni. Io amo in modo sovrannaturale mia moglie, non in modo naturale, perché la amo anche, adesso dico mogli, ma è chiaro che va tutto trasferito dall'uno all'altro, perché quando la amo in modo sovrannaturale l'amore di Dio è in me. Quindi tutto va fatto in ordine all'altro, anche se mi riposo per te. A volte le mogli dicono, ma mio marito viene a casa, si piazza sul divano mezz'ora, e io dico, ma lascialo sul divano, poveraccio, ha lavorato tutto il giorno, dagli mezz'ora e sta sul divano. E dico ai mariti, mariti state pure sul divano mezz'ora, quando la moglie è brontola dite, ma io sto sul divano per te, non per me, perché poi tra mezz'ora esco dal divano e mi dono in modo più profondo a te. Bisogna che però dopo mezz'ora esca dal divano, perché se dopo mezz'ora passano tre ore e dice ma io lo sto facendo per te, non è più credibile, mi capite? Allora, cara moglie, lasciate il marito sul divano mezz'ora, che si riposi per bene. Dopo mezz'ora andate lì con bastone e dite ma mezz'ora è finita, va bene? Allora io mi riprendo e dopo quella mezz'ora mi dono a te.
ma però avevo bisogno di quella mezz'ora per riposare. Quindi abbiate pietà, care mogli, anche di questi poveri uomini che hanno bisogno della caverna, dello spazio in cui chiudersi. Gli uomini sono un po' strani, hanno bisogno di andare nella caverna, ma non sono cavernicoli. Devono stare mezz'ora lì un po' in silenzio per gli affari loro. Lasciateli lì. Poi escono dalla caverna e vi dipingono il muro, vi portano fuori il sacchetto del bidone, tutto quello che volete. Perché l'uomo buono, l'uomo retto, io parlo del matrimonio ideale, è tutto in ordine al tuo servizio. Se la moglie fa così per il marito, come vi dicevo, questo altro non è che il sacramento della coniugalità trasferito in modo perfetto nell'amore coniugale. Quindi voi non avete più una vostra vita, io non sono più mio. Lo slogan delle femministe degli anni 70, qualcuno andava a fare i cortei qui a Lugo, dite la verità, lo slogan femminista, io sono mia, vi ricordate? È l'antivangelo, l'antivangelo. È l'antidio. Io non sono mio. Di chi sono? Verrebbe da dire, sono di Dio. Sì, momento, appartengo a Dio. Ma come ho detto, per i coniugati, proprio in virtù del sacramento, io sono tuo, non ho più niente di mio, ti appartengo. E questa è la logica del Vangelo. Quando dice a chi ti chiede di fare un miglio, fanne due. A chi ti chiede il mantello, dagli la tunica. Cioè, io non sono più mio, vuoi il mio mantello? E poi tradotto, oggi nessuno mi chiede il mantello. Devo essere spinto, dico, ma questa parte del Vangelo non mi riguarda, chi mi chiede il mantello? Traduciamolo oggi. A chi ti chiede il cappotto, dagli anche i pantaloni. Vorrei sapere chi lo fa. Tu trovi un poveraccio sulla strada, dici, mi dai il tuo cappotto? Io gli direi, vada, vai alla Caritas, tutti i cappotti che vuoi. No, Gesù dice, no, dagli il cappotto e anche i pantaloni. Oh, ma io devo fare questo? Non mi appartengo più, non sono più mio. Se fai questo sarai felice. Anzi, devo cercare il luogo migliore per donarmi. La ricerca dell'uomo è proprio questa. Dov'è il luogo migliore per santificarmi? Dov'è il luogo migliore per servire Dio? La risposta è il matrimonio. Sì, signore, questo lo dico anche qui davanti al parroco e alle suore. Noi facciamo più fatica a salvarci. Sapete perché? Non abbiamo moglie. Non la vogliamo nemmeno, intendiamoci. Non è che ogni tanto salta fuori qualcuno che dice che bisogna dare la moglie ai preti, ma stiamo benissimo senza. Amiamo tutti, ma non c'è questo bisogno. Però cosa succede? Caro Don Gabriele, noi per salvarci facciamo più fatica, perché non abbiamo un bambino che ci piange alle 3 di notte, non ce l'abbiamo, non abbiamo una moglie petulante tutta la vita. C'è un proverbio, voi donne, adesso ve lo dico, libro dei proverbi, meglio vivere sullo spigolo di un tetto che in casa con una moglie petulante. Parola di Dio, c'è scritto il libro dei proverbi. Ma noi sacerdoti non abbiamo moglie. Una volta telefonai a un dentista di Napoli, un consacrato nostro, erano le 8 del mattino. Caro padre Serafino, mi disse, questa notte mi sono svegliato 13 volte. La miseria. Ha 6 figli. Il guaio è che adesso devo andare in ambulatorio. Ho messo giù il telefono, ho cercato di consolarlo così alla buona, ho messo giù il telefono e gli ho detto, dentro di me mi sono detto, beato lui, se non l'ho detto a lui perché forse non mi avrebbe creduto. Ma voglio dire, ma capite, uno che di notte si sveglia 13 volte è obbligato a uscire di sé, a donarsi. La 13ª volta lo farà con uno sforzo. Ci vuole tutta la grazia di Dio, ma quando poi lo fa, la croce si pianta nel suo cuore, cioè la resurrezione, cioè la salvezza. Vedete, il matrimonio è la via naturale alla salvezza.
Ecco perché bisogna sposarci rapidamente. Ai giovanotti dico: non state tanto lì a aspettare i 40 anni, se non vi sposate più. Sposatevi. Non avete casa, sposatevi lo stesso. Il modo migliore per santificarsi è il matrimonio. E vi racconto una storia vera. C'era una coppia di sposi, facevano parte della comunità, conoscete Suor Elvira del Piemonte, che è stata dietro i drogati? Si sposano un giovanotto, una ragazza, sempre del gruppo, lì dopo tre anni non avevano ancora figli. Allora Suor Elvira dice: sentite, forse è lo stress della vita qui, vi propongo di andare in Brasile, abbiamo una casa in Brasile, andate là forse. Arrivano giù in Brasile, non so, forse l'aria del Brasile, il carioca. Dopo 10 anni avevano 7 figli. Cioè, arrivati giù, hanno cominciato subito ad avere dei figli, per cui non sono più tornati su. Tutti maschi. Una bella tribù, no? 7 figli maschi. Mentre erano là in Brasile, dopo un po' vanno gli assistenti sociali e dicono: guardate, qui abbiamo una famiglia dove ci sono dei bambini. Purtroppo i genitori non possono tenerli e dobbiamo dare in adozione. Allora hanno chiesto se c'erano in Italia delle famiglie, perché loro hanno tutti i gruppi di famiglie, per adottare questi bimbi brasiliani. Erano 7 fratellini, tutti maschi. Cercano con Madre Elvira, però dal Brasile avevano detto: cerchiamo di non separarli troppo, fare almeno 3 e 4, ma chi è che adotta 4 bambini in un colpo solo? Allora dove fossero 3, 2, 2, non si trovava. Un giorno la ragazza telefona a Madre Elvira, dice: Madre Elvira, dal Brasile al Piemonte mi è venuta un'idea pazza, una follia. Dimmi, e se li adottassimo noi? Suor Elvira sta un po' in silenzio e dice: senti, ieri, proprio ieri, mi ha telefonato tuo marito e mi ha detto: Suor Elvira, mi è venuta un'idea, e se li adottassimo noi? Cioè il marito aveva avuto la stessa idea. Hanno adottato 7 bambini brasiliani, fratelli, tutti maschi. Questa donna si è trovata con 14 figli maschi. Non male, eh? Altro che si sveglia 7 volte al giorno. Dopo che ha adottato i 7 figli maschi, storia vera questa, è rimasta incinta. È nata una femmina. E mentre io raccontavo questo, mi avevano raccontato, c'era un sacerdote siciliano a tavola con noi, Don Rosario, e io raccontavo questo fatto. E questo sacerdote siciliano disse: caspita, una bambina, una ragazzina, quando crescerà, che si troverà con 14 fratelli maggiori, e chi la tocca quella? Il commento immediato proprio questo: chi la tocca con 14 fratelli grandi? Però è bello il racconto di questa mamma che disse: la prima volta che è venuta in Italia all'aeroporto con 14 bimbi, gli scappavano tutti uno da una parte all'altra, non riusciva più a tenerli. E mi domando: ma questo matrimonio secondo voi è da pazzi o è... non dico da imitare, perché forse è un caso quasi unico, però che idea pazza che hanno avuto, ma che vita ricca che hanno questi. È una vita di sacrificio ai limiti dell'immaginabile, perché tenere dietro 14 bambini è una bella gara. Però quando questi forse saranno dei vecchietti e avranno 87 nipoti, la loro vita forse dirà: abbiamo vissuto il matrimonio cristiano, ci siamo sacrificati l'un per l'altro. Allora vedete, la domanda è questa: è una vita di pena? No, perché dopo la croce c'è la resurrezione. Dice Gesù nelle lettere di Paolo: c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Questo possesso è pace profonda,
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. La pace che il mondo non dà, il mondo questa pace non c'è e non la dà. Ecco allora che cosa devo fare, individuare i luoghi della croce, del matrimonio, Attenzione che adesso do una regola pratica, individuare i luoghi pesanti proprio lì dove mormeggete e non sopportate il coniuge, assumerlo e superarlo. Attenzione, non ignorarlo, non sopportarlo e basta, assumerlo. Io non sopporto in te questo, lo assumo e lo supero, cioè lo accetto e lo supero per amore di Dio. Straordinario questo fatto. Tante volte i motivi per cui noi non sopportiamo il prossimo sono delle stupidate allucinanti. Vi racconto un episodio, scusate se cito questo libro, Mettiti un geranio sul cappello e sii felice, conoscete? È la storia di una donna che ha avuto tante sventure nella vita. Racconta il suo rapporto coniugale col marito, attenzione a cosa dice. Una cosa che fa andare in bestia mio marito Bill è il barattolo della marmellata pasticciato. Non gli piace che io metta il cucchiaio nel barattolo della marmellata e faccia un gran pasticcio. Lui pensa che la superficie della marmellata debba rimanere sempre liscia. Ha sposato un tizio che da fidanzato ste robe non aveva dette. Si trova che quando va in cucina e trova il barattolo della marmellata anziché liscio, a onde, va fuori di testa. Egli pensa che la marmellata debba rimanere sempre liscia e quando arriva al fondo gli piace raschiare ogni rimasuglio finché il barattolo non è così pulito da sembrare lavato. Questo lo rende davvero felice, ma io dico, bisogna chiedere prima di sposarsi se uno aspetta un attimo, a volte va in cucina e comincia a sdraitare, chi ha toccato il barattolo della marmellata? Dal momento che in casa viviamo solo io e lui la risposta è ovvia, chi altro potrebbe toccarvi il barattolo della marmellata? Questo mi fa sentire tremendamente in colpa. Ho risolto la faccenda. Compriamo due barattoli di marmellata. Uno grosso per lui e uno piccolo per me. Ora, bellissimo, io sono finalmente libera di scavare nella marmellata come voglio, quando voglio e tutte le volte che voglio. Io mi sono detto, leggendo questa roba, ma il matrimonio è veramente così? Cioè, ci si innervosisce su come tu lasci il barattolo della marmellata? Quando lessi questo episodio a un corso per sposi, salto fuori uno e dissi, sì, è proprio così. Perché quando io, dice il marito, metto via il pigiama arrotolato, mia moglie si imbestalisce, non devo metterlo arrotolato, devo metterlo piegato. Io dentro me ho detto, Signore ti ringrazio, mi hai dato una vocazione meravigliosa, perché se avessi una che mi dice, hai messo via il pigiama, non arrotolato ma piegato, signori miei, io... Ormai siete dei santi, voi siete dei santi, proprio perché vivete questo matrimonio. Ma questi episodi sono proprio veri. Allora attenzione, il mio suggerimento, dovete imparare a lodare Dio non nonostante questo, lodare Dio per questo. Chi ci riesce è già capo Kennedy pronto per maturo per il paradiso in cielo.
Cioè, il marito brontola per la marmellata, tu vai in camera mentre lui brontola, dici: Signore, grazie, 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 perché questo è il momento in cui io lo amo superando me stessa, perché se no andrei di là con l'irritazione a bordo pelle e gli direi: che cosa? Ma smettila, poi eccetera, eccetera, eccetera. E se non lo dite, lo pensate, vero o no? E se siete così, siete ancora agli inizi. Ma se invece riuscite a dire: Signore, ti lodo, ti lodo, ti lodo, ti do grazie, perché questa pesantezza adesso fa sì che io mi superi. Il Signore attraversa il vostro matrimonio, mette la croce, vi spoglia del vostro io appesantito e mette in quell'atto di volontà, che cosa? La potenza della risurrezione. Questo fa Dio. Quindi non è soltanto diamo lode a Dio nel canto, tu sei risorto, vieni a me. È proprio quando vi vincete che Dio risorge in voi, come ha fatto dopo la sua morte. È risorto, ha accettato la croce, è morto in croce ed è risorto. Allora voi, dopo che avete lodato Dio per il marito e là che brontola, andrete verso di lui pieni di gioia e anziché saltargli addosso e inveire, lo abbraccerete, gli direte: grazie Signore, perché tu c'è un brontolone tale che mi salvi, mi dai gioia, mi fai vivere la vita del risorto. Se non ti avessi sposato ti risposerei. Allora lui dice: ma cosa ho fatto di così grande? È così importante questa lamentela che faccio sulla marmellata? Sì, è importante, è proprio importante. Lo spiazzate in un certo modo, ma ne siete convinte però, non è che lo dite veramente convinte. Allora lo mettete in crisi e dice: ma cosa ho fatto di così speciale? Ho solo brontolato. Si renderà conto della vostra virtù. Bene, educare allora alla croce, e veniamo anche ai figli, vado a concludere. Educare alla croce vuol dire educarli al sacrificio. Cari genitori, cari nonni, l'educazione è importante. Educare un figlio vuol dire fargli capire che donarsi è sacrificio. Quindi quando voi amate il marito, nell'esempio della marmellata, educate il figlio. Cioè vuol dire: la vita non è tutto rose e fiori. La vita si realizza nel dono di sé. Portate i figli nel luogo della sofferenza. Sì, portateli anche a Luna Park, a Gardaland. Perché non li portate in un ospedale oncologico dove ci sono i bambini che hanno il tumore? Ma non a spettacolo, no, no, andiamo a trovare un amichetto. Andiamo a trovare. Io da ragazzino andavo con la parrocchia, ero di Bologna, a Rizzoli, dove stavano tutti i bambini, c'era un reparto, c'erano i bambini tutti messi male, e andavamo a farli giocare. Niente, niente di che. Non con i genitori, con la parrocchia. Era bello, ho ancora dei ricordi bellissimi, perché io avrò avuto 12 anni, giocavo con uno che non era capace neanche di tenere in mano qualsiasi cosa, ma intanto cominciamo a capire che la vita non è sempre dover godere, è vedere questi bambini qui, ma voi volete portarli in questi luoghi, non fate troppi regali. Una volta a Natale una coppia mi disse: avevo un figlio unico, bambino di 6 anni, sotto l'albero di Natale, naturalmente erano figli di genitori unici a loro volta, quindi avevano 2 genitori, figli unici, e 4 nonni. Sotto l'albero di Natale aveva 14 regali, ne scartò uno, ne scartò due, ne scartò tre, al quarto regalo si stufò, sicché ne rimasero 10 chiusi, e i nonni dissero: e non apri i nostri regali. Questo bambino non gli interessava più nulla, si era fermato sul primo. Volevo quasi dire: mi sta bene, la lezione è giusta, perché è tutto orientato nel creare questa gioia, che va bene, ci vuole, il regalo ci vuole, prendiamoci. Ma fate educate i bambini anche a sapere che si soffre, nella vita si soffre, ma non è una sofferenza a sé, è una sofferenza in ordine alla risurrezione. La croce è il luogo della salvezza, ma in paradiso non ci sarà più la croce come sofferenza. Ci sarà un dono totale, come
pura decezione, va bene? È puro dono. Meno male, cara signora, non ci saranno più barattoli di marmellata e pigiami piegati, non ci saranno più, ci sarà un puro dono di sé e una pura ricezione senza più complicazioni. Ma noi allora benediremo tutti quelle volte che il marito ci ha fatto sopportare il peso dell'esistenza, anche la moglie, intendiamoci. Ogni volta che ce l'ha fatta sopportare, che ci siamo vinti, benediremo quell'uomo. Allora, vedete, io sono convinto che in paradiso i coniugi saranno lì a ringraziarsi tutta la vita proprio per quelle pesantezze che hanno superato, quelle che ci hanno fatto penare in vita. Li ringrazieremo per questo. In questo modo, allora, con questo amore, noi ci proiettiamo sempre di più al regno dei cieli. Vedete, allora, sposarsi è bello, rimanere fedeli è bello, portare la croce è bello. Ci sono alcuni sposi che si sposano in Croazia portando la croce. E quando il giorno delle nozze il sacerdote dice datevi la mano destra, loro mettono la croce tra la mano di lui e la mano di lei, se la danno e si sposano con la croce nelle mani. Questo non vuol dire prendo te come mia croce, ma quasi. Prendo te come mia croce e prendo te come mia resurrezione. In questo modo siamo proiettati nel regno. E quando vedranno che ci amiamo così, oh, diranno, questo è un matrimonio. Guardate che abbiamo bisogno di questi. Quando noi vediamo che gli sposi si amano servendosi l'uno all'altro, siamo pieni di gioia e vediamo questo è il vero matrimonio. E volevo dirvi questo, poi dopo veramente chiudiamo. Sapete che hanno canonizzato in questi ultimi anni delle coppie di sposi in quanto coppie, cioè marito e moglie canonizzati insieme. Questo ha iniziato Giovanni Paolo II, non c'era mai stato prima. C'erano stati santi sposati, sì, canonizzati, però o lui o lei, o una lei. Sono già due le coppie beate. Conoscete chi sono? I genitori di Santa Teresa, poi Teresina e i Beltrami Quattrocchi. Poi ce ne sono altre quattro coppie che sono in processo di beatificazione, marito e moglie. Tutti italiani. Io sono andato a leggere la vita di queste coppie, cosa hanno fatto? Niente di speciale. Ce n'era uno che aveva 10 figli, ma cosa volete che faccia una madre con 10 figli, che vada in chiesa 18 ore al giorno? Deve fare la mamma di 10 figli. Ma adesso è in via di beatificazione col marito. Cioè facendo bene quello che devono fare, si beatificano, vanno verso la canonizzazione, sopportandosi, pregando insieme. Ecco, cosa avevano di bello? Pregavano insieme, si rispettavano, si amavano, ognuno faceva il suo dovere, la moglie faceva la moglie, il marito faceva il marito, i genitori facevano i genitori, il punto e basta. Fatto tutto in modo perfetto. Sono arrivati agli onori degli altari. Io e Don Gabriele ce ne vuole arrivare agli onori degli altari. E anche le suore, no, scusi, non è che voglia, però noi dobbiamo, come dicevo, superarci. Voi no, vivete il vostro matrimonio. Faccio l'ultima citazione di Lewis, un grande autore che amo molto. Quando la gente vedrà come vi amate, come vi sopportate, sarà, come dire, nostalgica dell'amore vero, dell'amore di Dio che voi vi manifestate. Scrive Lewis su Giulietta e Romeo, conoscete Giulietta e Romeo di Shakespeare? Romeo sta conversando col suo cugino Benevolio ed è tormentato dal fatto di essere innamorato di una giovane Giulietta che appartiene a una famiglia nemica. Conoscete bene la vicenda. Benevolio cerca di dissuadere Romeo, invitandolo a dimenticare quella ragazza e a volgersi ad altre bellezze. Ma Romeo replica, attenzione, la replica di Romeo è questa, replica al suo cugino dicendogli che se anche qualcuno gli mostrasse qualsiasi altra bellezza, egli la vedrà sempre come riflesso della bellezza di Giulietta, di cui è innamorato. Le altre bellezze
lo riportano alla bellezza, perché lui è innamorato di la bellezza di Giulietta. Quindi a Romeo ogni bellezza ricorda di più la bellezza di Giulietta, e scrive Lewis: noi crediamo nell'amore nuziale allo stesso modo in cui noi crediamo che il sole sia sorto, non perché lo vediamo, ma perché attraverso il sole vediamo tutte le altre cose. Cioè, vuol dire questo, fuori di metafora: se voi vi amate, io cosa vedo? Il vostro amore? No, sono rimandato all'amore trinitario, perché voi vi amate solo perché siete capaci di amarvi in modo trinitario, in modo eucaristico. E non è bello questo? E anche i vostri figli, se il marito ama la moglie, la moglie ama il marito, così voi fate vedere al mondo l'amore trinitario, l'amore di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo.